Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Allora abbiamo parlato di innovazioni che fanno guadagnare tempo alla medicina e adesso parliamo di come la medicina ci sta vicino nel trascorrere del tempo. Insieme a Rossella De Focatis, ideatrice della manifestazione Sapere, il sapore del sapere. Buonasera e bentornata Buonasera. Rossella. E insieme alla dottoressa Stefania Piloni, medico chirurgo, specialista in ginecologia, docente di fetoterapia e medicina complementare all'Università degli Studi di Milano. Grazie, Benvenuta. grazie, grazie mille. E allora, parliamo del passare del tempo, Sì. cosa che fa veramente paura a tutti, a E tantissimi, soprattutto alle e soprattutto alle donne. donne, sì, Anche ai ahimè. maschietti, però, un Anche, pochettino. soprattutto adesso si inizia a sentire parlare di questi uomini che hanno voglia di scoprire la medicina anti-aging. Allora, Anti-aging. questa medicina anti-aging, cerchiamo di capire che cos'è. La medicina anti-aging non è solo una medicina anti-invecchiamento, come si può pensare in prima battuta in traduzione dall'inglese, ma una vera medicina che ci accompagna per essere pronti, pronti dal punto di vista cardiovascolare, non solo dal punto di vista estetico, per cui non è la medicina estetica, è la medicina che ci fa essere col colesterolo basso, con una buona memoria, con una buona sessualità, pronti contro la resistenza del tempo che ci usura, ci fa sentire stanchi perché le donne in menopausa, ad esempio, vanno in menopausa ma continuano a lavorare moltissimo, per cui sono molto prese da casa, famiglia, professione, come gli uomini. Per cui, non a caso, medicina anti-aging, per cui una medicina Certo. che al passaggio del tempo ci aiuta nel vicariare quelle funzioni del corpo che leggermente si deteriorano, per cui possono essere bilanciate. Certo. Certo, anche perché dobbiamo ricordarci che tantissime delle patologie che incontriamo col passare degli anni sono dovute proprio al deterioramento dei nostri organi dati al processo di invecchiamento, per cui una Questo piccola sì. Piccola prevenzione, prevenzione, infatti spesso ecco, le ci donne aiuta dicono, le donne sempre. spesso chiedono l'anti-aging come la correzione della rughina, piuttosto che perdo di più i capelli, voglio qualcosa che aiuta a rinfortire, ma non è solo quello, è una pressione regolare, un colesterolo buono, il giusto peso corporeo, la giusta alimentazione, per cui Quindi, questa è la medicina ma anti-aging in senso più non si vede generale. tra Salute. l'altro, perché all'esterno si vedono le cose, ma è dentro poi che la È macchina dentro, deve essere collaudata. Certo, penoliata. assolutamente. Allora, Rossella, la tua attenzione va sempre ai tantissimi italiani che hanno voglia di scoprire come possono stare in salute in modo naturale, in modo facile. Ti sei dedicata soprattutto per questo convegno che si è tenuto settimana scorsa alle donne. Allora, le donne che sono venute da te, che erano incuriosite per l'anti-aging, cosa ti dicevano? Quali erano le maggiori paure, perché all'inizio abbiamo parlato di paure di donne, anche un po' di uomini, ma cerchiamo di capire Sì, prima quelle di noi c'erano tante donne. associazioni importanti di categoria femminili che hanno partecipato e quindi tutte sono molto contente di poter ascoltare dai professionisti della salute consigli utili per poter restare giovani, tra virgolette, ma comunque quando lo spirito è giovane questo aiuta, ma a cercare di tenere il corpo nel miglior modo possibile. Quindi consigli sull'alimentazione. Abbiamo parlato di cibo, cosa è meglio mangiare piuttosto che, vabbè, ogni tanto fare qualche così, sgarro, diciamo, uscire dalle righe, però mangiare molta frutta e verdura, iniziare il pasto con un'abbondante frutta, con un'insalata mista abbondante, non trascurare le proteine, perché sono le proteine che sono i mattoni del corpo. Soprattutto le proteine vegetali, E le perché sono proteine quelle vegetali vegetali, quindi innanzitutto. prediligere le proteine vegetali. Certo. Le lenticchie, i ceci, per cui le proteine vegetali vengono dalla categoria delle leguminose. Abbiamo parlato anche di metodo Cusmine, che infatti Catherine Cusmine ha Certo. stigmatizzato questo metodo dietetico che trae molto giovamento dai legumi. Legumi come estrogeni naturali, per cui grandi alleati delle donne, perché si può pensare alla lenticchia come buona in sé, però è un ormone vegetale, per cui ci sono degli ormoni verdi che possono stare nel piatto. Ormoni nel piatto vuol dire fitoestrogeni, per cui estrogeni naturali che derivano dalle leguminose, di cui la soia sicuramente è la grande regina e poi tutte le leguminose associate. A Ecco, proposito di sì. metodo Cusmin, io tutte le mattine mi faccio il budwin, la La crema crema dove Budwig. c'è la proteina, uso la soia perché comunque io sono Certo. vegetariana e a parte la ricotta ogni tanto, quindi Certo, alternare, lo però il yogurt o budwin la è frutta perfetto dolce. Sì. per mantenersi in forma. Ecco, Ecco, dottoressa, dottoressa, cerchiamo di approfondire questa cosa. Rossella, hai detto che sei vegetariana, allora su questo bisogna stare però un il pesce pochino, ogni tanto lo bisogna mangio, stare un eh? pochino attenti perché Non tante volte si vegana, non rischia vegana, di però. privarsi di tante sostanze nutritive che invece ci servono anche a Qui però deve essere combattere proprio una un coalizione perché processo. abbiamo una ginecologa vegetariana dall'altra Ah, parte. ecco, siamo in due, Il è una pesce coalizione. ogni tanto lo Il mangio.
pesce che fa molto bene io ho scelto per mie ragioni personali che gli animali li preferisco vivi, però sicuramente anch'io. Il pesce va bene. Come vegetariana io utilizzo gli omega vegetali perché mi vengono dati dei semi di lino soprattutto, perché non è che vegetariani o i vegani siano privi nella dietologia, bisogna farlo con attenzione, per cui ogni scelta dietetica va sempre portata avanti con attenzione. Comunque quindi la dieta deve essere completa. Certo, anche la crema voodoo, la crema deve essere completa e ci vogliono, sicuramente i vegetariani mancano, la vitamina B12, che però è nelle uova, per cui può essere trovata lì ad esempio in modo semplice, e poi sicuramente gli omega. Si parla spesso di omega che vengono dal pesce, però gli omega vengono anche moltissimo dai semi di lino, come dicevamo, anche da alcuni tipi di alghe, perché comunque tutto quello che viene dal mare è ricco di omega e le alghe, non differentemente dal famoso merluzzo, oppure dal salmone, oppure dal pesce azzurro in generale, per cui sicuramente le integrazioni possono essere fatte da questo punto di vista. Allora, lei prima ha parlato di ormoni naturali. Ormoni naturali, e allora, visto che quando si va avanti con il passare del tempo, le donne vanno incontro al processo della menopausa. Tante volte la medicina tradizionale prescrive l'utilizzo di ormoni. Della terapia sostitutiva, esatto. Innanzitutto bisogna dire che bisogna pensarci prima, perché arrivare in menopausa, chiedere una terapia vuol dire arrivare un po' in corsa. Le terapie devono partire già dalla premenopausa, già dai 45 anni, quel periodo che si chiama climaterio, cioè che anticipa il momento menopausale, lì bisogna già fare attenzione. E da lì bisogna molto variare l'alimentazione, ad esempio, ma dicevamo le cure. Quali sono le cure? Quali sono le scelte? Le donne pensano di essere spesso un bivio, da una parte la terapia sostitutiva classica, dall'altra parte ho le medicine naturali, perché ad esempio i fitoestrogeni o i fitoprogestini. Cioè, tra il fitoestrogeno brilla il trifoglio rosso, veramente come la soia nell'alimentazione e il trifoglio rosso nella fitoterapia. C'è una terza strada che è poco conosciuta, che è quella degli ormoni bioidentici, molto in voga adesso in America e finalmente anche in Italia. Sono dei preparati galenici, per cui che vengono costruiti proprio per le donne e sono favolosi da usare. Sono naturali, ma questa volta non vengono dal mondo vegetale, ma dalla placenta. Per cui noi ginecologi diciamo sempre che la gravidanza è protettiva per la donna, è protettiva per l'allattamento, ad esempio è protettivo per il seno, ma gli ormoni della gravidanza sono protettivi sul fisico femminile. Basti pensare a come è bella una donna in gravidanza, no? È meravigliosa, una pelle lunare, non ha una ruga, dei capelli splendidi. Ecco, questi ormoni che le vengono dati dalla placenta possono essere utilizzati come ormoni bioidentici per far stare bene anche le donne in menopausa. L'estrogeno non è l'estriolo, quello che viene proprio dalla placenta, si chiama estriolo, perché è un ormone che è vero che è naturale, ma è estrattivo placentare. È importante. E può essere usato anche come crema attraverso, viene proprio passato come crema sul corpo. E anche il progesterone, che è il progestinico della terapia classica tradizionale, esiste in modo naturale e ottenuto da un tubero, da una patata americana, che loro chiamano yam, che noi chiamiamo Dioscorea, un yame selvatico, e che proprio può essere spalmato anche questo sul corpo. Intanto rimane molto bella la pelle, perché quando si spalma un ormone bioidentico sul corpo la pelle rimane molto bella. E comunque si trova in commercio. E non è terapia sostitutiva. È adatta alle donne che sentono la terapia naturale un po' come più leggera. Per cui comunque, ad esempio, una donna in menopausa che continua ad avere molte vampate, che magari ha già fatto terapie con il trifoglio rosso e la soia e continua a essere un pochino, può aggiungere alle terapie naturali anche una terapia cosiddetta con bioidentico. Perché si chiama bioidentico? Perché è biologicamente identico al nostro ormone, cioè a quello naturale, perché una vera terapia con ormoni naturali identici al nostro ormone. E questo è importantissimo. Per cui abbiamo almeno tre possibilità. Ecco, ed è importante sapere. Era molto rassicurante il fatto di sapere che si può scegliere. Che ci sono vari percorsi che ci possono stare vicino, perché comunque il processo della menopausa è un processo che la donna deve affrontare con il massimo della serenità, giusto Rossella? Sì. Qui bisogna sapere che si può scegliere la via che è più vicina a noi, perché non tutti gli organismi sono uguali, per cui bisogna trovare la strada per il proprio fisico. Esatto. E allora, a proposito di serenità nell'affrontare questo processo, cerchiamo di capire che cosa succede a una donna in questa fase, nella fase subito precedente e in quella proprio dell'inizio della menopausa. Cosa cambia? Cosa cambia nei pensieri, nel modo di vivere le situazioni e proprio nel metabolismo? Cosa è veramente diverso? Beh, diverso sicuramente il rapporto con lo specchio, che è il grande tiranno delle donne. Le donne devono scegliere: mi tengo i capelli, non li tengo, ritocco la rughetta, non la ritocco, per cui tutte queste cose diventa molto conflittuale. Di questo abbiamo parlato, c'era anche la psicologa che ci ha aiutato a capire
capire come il rapporto conflittuale con lo specchio. Dal punto di vista proprio biochimico, quello che succede è che gli ormoni che nell'adolescenza ci vengono regalati come un treno ci vengono richiesti indietro da madre natura, perché dobbiamo restituire gli estrogeni, dobbiamo restituire il progesterone, dobbiamo restituire il testosterone, che è la bellezza della sessualità, è l'idea proprio anche attiva del pensiero erotico, dell'andare dal marito e sedurlo, per cui comunque e tutti questi ormoni ci vengono richiesti indietro. All'uomo questo capita molto più là nella vita, dopo i 65 anni in maniera molto attenuata, a una donna capita intorno al 50° anno in un botto, per cui comunque effettivamente sono pochi mesi in cui le mestruazioni tendono ad abbandonarci, a scomparire. E lì arriva la vera prima crisi, per cui devo dire che le donne lì si dividono in due grossi gruppi, sono le donne che dicono mi ridia indietro le mestruazioni, faccia quello che vuole ma io voglio indietro il ciclo mestruale, e donne che dicono lei faccia quello che vuole ma non mi ridia indietro il mi ciclo mestruale, periodo. Non ne voglio assolutamente più sapere. È chiaro che il contributo non può essere lo stesso, perché comunque non si può dare una soluzione identica a queste due donne, una che tiene molto i suoi estrogeni e sente nel valore della mestruazione il valore del femminile che sta perdendo, certo, per cui non si sente più donna se non ha il ciclo mestruale, e questo è molto psicologico più che biologico, e l'altra che invece vuole la formazione del ciclo mestruale appunto come potere del femminile in sé, per cui è chiaro che una donna è più portata verso la terapia sostitutiva, se può farla, perché deve avere tutte le carte a regola per poter fare la terapia ormonale, perché solo quella è in grado di ridarle indietro il ciclo. Questa donna vuole indietro le mestruazioni e vuole una buona medicina anti-aging, che è chiaro che il supporto deve essere più su più livelli. Prima o poi però. Prima o poi dovrà saputarlo questo ciclo mestruale. A volte solo, ha solo bisogno forse di essere aiutata a salutarlo. Accompagnata a dire, magari fra qualche anno lo salutiamo. Certo, e adesso questa non... lacrima. Ecco, quello che mi stupisce è che spesso nei colloqui per la menopausa le donne piangono, per cui... Questo compleanno del 50° anno è un compleanno difficile da fare, per cui spesso un compleanno non festeggiato. Peccato, questo penso che sia l'annuncio più importante da fare. Cioè a 50 anni si fa una grandiosa festa, si disturbano i vicini di casa e si avvisano tutti gli amici, perché bisogna fare una grande festa, come non diversamente come per gli altri compleanni. È comunque una bella crescita, 50 anni. Sì, assolutamente sì. È un buon regalo che ci si può fare, quello di diventare consapevoli di tutto quello che c'è, che ci viene incontro nell'andare avanti con il tempo in pace, giusto? Sì, giusto, Rossella, sì, un po' è anche vero, questo è il tuo spirito. Sì, eh? Sì, sì, assolutamente, serenamente, ma con molta coscienza e consapevolezza. Che questo è fondamentale. E godere dell'attimo presente. Sì. E questo ci aiuterà poi ad andare meglio avanti. Passo dopo passo. Passo dopo passo. Allora io vi ringrazio infinitamente, Rossella De Focatis e dottoressa Piloni, ringrazio anche voi. Domani c'è l'appuntamento per il format dei bambini e poi per i sapori tutti italiani, e il salotto di 7 sera torna venerdì. Buona serata a tutti. Ta-d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 a-